Il Gran Premio Lotteria di Agnano, alla sua 63esima edizione, si disputerà domenica 6 maggio a partire dalle 14:30. La manifestazione, patrocinata fra gli altri dal Comune di Napoli, è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Per la tradizionale sfida di trotto, fra le più importanti al mondo, 16 cavalli si affronteranno in due batterie eliminatorie e i migliori 8 disputeranno la finale, che avrà luogo nel tardo pomeriggio. Per tutte le gare l'ingresso all'ippodromo sarà gratuito sin dalle 11 del mattino, quando è prevista un'attività di animazione per i bambini. In un rapporto di collaborazione con la società di gestione, il comune punta a far diventare l'ippodromo di Agnano un luogo di aggregazione all'aria aperta per i cittadini e soprattutto per le famiglie. C'è una grande attenzione da parte di questa amministrazione per l'ippodromo. Noi abbiamo la necessità di restituire quest'area alla città di Napoli, di farla vivere non solo nel momento del Gran Premio o non solo per il trotto e il galoppo, ma di darla ai cittadini. Quello che interessa al comune, quello che interessa all'amministrazione pubblica è la tutela delle fasce sociali più deboli. Fasce sociali più deboli che molto probabilmente dopo i tanti anni che sono potute andare a farsi il weekend fuori, oggi non ci possono più andare. La città quindi deve essere vivibile e accogliente. E certamente questi spazi verdi, questi spazi vicino alla città, della città, debbono essere dati con forza ai cittadini. In occasione del Gran Premio di Agnano, per la giornata di domenica sarà vietata la sosta su via Beccadelli e su via Agnano Astroni fino allo svincolo della tangenziale.